Arriverà la sesta vittoria consecutiva della nazionale italiana e degli uomini di Mancini nel girone di qualificazione Euro 2020? È una cosa che ci chiediamo tutti, lo speriamo sicuramente tutti, ma non sarà facile perché oggi affrontiamo la Finlandia a Tampere, ore 20:45, mi raccomando, diretta su Rai 1, e non sarà facile come dicevo, perché affrontiamo la seconda squadra del girone, una squadra che ha perso solo con noi, le altre le ha vinte tutte, quindi viene da quattro vittorie consecutive e che ha un bomber davanti che tocca stare molto molto attenti. Innanzitutto ragazzi vi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, seguiteci su Instagram perché comunque lì siamo sempre ancora più attivi che sul canale YouTube. Allora, dicevamo, la nazionale italiana oggi affronta a Tampere la Finlandia. Noi 15 punti, loro 12 punti. Perché è una partita difficile? È una partita difficile come diceva anche il nostro mister, perché comunque la Finlandia è più avanti di preparazione, non subisce gol da praticamente marzo, perché comunque dopo il 2-0 con l'Italia a Udine, gol di Barella e Ken, non ha mai subito gol, non ha mai subito gol, ha vinto tutte le partite. 2-0 anche alla Bosnia, 1-0 nell'ultima partita con la Grecia. E quindi è una squadra molto solida e più avanti di preparazione, come diciamo, di noi. Noi abbiamo iniziato praticamente 2 giornate il campionato, loro stanno molto più avanti. Quindi di conseguenza la partita è molto molto difficile. Dicevamo, un bomber davanti, la Finlandia che in Premier League ha fatto già 5 gol. Di che parliamo? Timo Pukki. Pukki che gioca nel Norwich, giocatore molto interessante, l'avevamo già segnalato all'andata, non ci fece un'impressione straordinaria, però quella era un'Italia forse più compatta, che stava sicuramente meglio, perché comunque era marzo, il campionato era in pieno svolgimento, quindi tutti stavano bene a livello di preparazione, adesso qualcosa giustamente, naturalmente, ci manca, perché comunque non sarebbe normale essere in forma e in preparazione a settembre. Quindi di conseguenza credo sia una partita molto molto difficile. È una partita difficile perché comunque gli azzurri si presenteranno con delle novità. Adesso vediamo un attimo la formazione. Sarà Donnarumma, Florenzi, Romagnoli e Bonucci con Emerson Palmieri terzino sinistro. I tre di centrocampo nel 4-3-3 di Mancini saranno Jorginho, Sensi e la novità Pellegrini, e già annunciata in conferenza da Roberto Mancini. In attacco il Shaarawy, Bernardeschi e Belotti. Partita, risultato, pronostico. Io andrei sull'1-0 per l'Italia, però non mi stupirei se la partita potesse finire 1-1. Comunque abbiamo visto anche con l'Armenia qualcosina l'Italia ha concesso dietro, qualcosa deve registrare. Quindi 1-1 barra 0-1. Non penso che i risultati si tolgano da questo tipo di range di risultati. Quindi comunque 1-1 barra 0-1 per noi. Partita difficile, poi l'Italia fino a ottobre non giocherà, riprende il campionato italiano. Mi raccomando, seguiteci perché noi lo seguiremo sempre, costantemente e quotidianamente con tutte le notizie, con tutte le analisi delle partite. Noi ci saremo sempre, la nazionale riprenderà ad ottobre, col 12 ottobre, con la partita a Roma con la Grecia, che speriamo possa dare la matematica qualificazione Euro 2020. La matematica qualificazione passerà anche da oggi, dalla partita con la Finlandia. Staremo a vedere, vedremo come andrà a finire. Ragazzi, mi raccomando, Forza Italia, Forza Azzurri e seguiteci sempre. Ciao!